Un saluto a tutti gli utenti di Asso Digitale. Ci troviamo di nuovo in compagnia del Moto G, smartphone che sto utilizzando da circa una settimana. Oggi andremo ad analizzare il reparto gaming del telefono. Questi sono una serie di giochi installati sul telefono per andare a testare quelle che sono le prestazioni della GPU Adreno 305. Per via della memoria di soli 8 GB non è possibile installarne tanti. Oggi i giochi occupano sempre più memoria. Basti pensare che giochi come Need for Speed occupano oltre 1 GB di memoria. Il telefono ne ha soltanto 8. Cominciamo con Dead Trigger 2. Allora, andiamo a fare una missione. Come possiamo vedere, il gioco ha un livello grafico abbastanza elevato, ma la scheda video riesce a riprodurre fedelmente le immagini senza alcun tipo di problema. Adesso passiamo ad un gioco di guida, Real Racing 3. Anche in questo caso sembra che non ci siano problemi. Il tutto viene riprodotto in modo fluido. Ok, proviamo Temple Run. Anche Temple Run non presenta problemi, è molto fluido, non ci sono rallentamenti. Proviamo un altro gioco di guida che dovrebbe mettere a dura prova la scheda video, Beach Buggy. Questo gioco ha una bellissima definizione.
il gioco funziona veramente bene, non c'è alcun tipo di problema. Proviamo un gioco analogo a Temple Run, Subway Surfer. Anche qui non ci sono problemi. Adesso proviamo uno sparatutto, Shadow Gun. Quanto io non sia bravo in un gioco di guerra, comunque funziona bene. Adesso proviamo Oil Rush. In questo gioco non voglio mostrare il tipo di gioco, ma il dettaglio grafico che lo caratterizza. Infine proviamo Need for Speed Most Wanted. Anche Need for Speed va benissimo, è assolutamente fluido. Come avete potuto constatare dalle prove effettuate, il Moto G è uno smartphone che si presta benissimo anche a piccole sessioni di gioco. Il suo tallone d'Achille è la memoria di soli 8 GB, ma questo problema si può risolvere installando giochi di grosse dimensioni uno alla volta. Un saluto a tutti gli utenti di Asso Digitale, l'appuntamento è per il prossimo focus che riguarderà la fotocamera.